A 72 ore dall'ufficializzazione dei risultati e a poco più di una settimana dal nuovo appuntamento elettorale del ballottaggio, comincia a delinearsi il quadro delle reali forze in campo, soprattutto dei possibili apparentamenti. E a riguardo la notizia del giorno è rappresentata dall'ufficializzazione da parte dei sostenitori del candidato sindaco Vincenzo D'Antò, ovvero Movimento 5 Stelle e Civitavecchia Popolare, della loro intenzione di andare all'apparentamento con il candidato sindaco della sinistra, Marco Piandibene. In un lungo documento, Movimento 5 Stelle e Civitavecchia Popolare sostengono che è arrivato il momento dell'impegno, soprattutto perché Civitavecchia sta attraversando una fase storica difficile, mai come ora avrebbe bisogno di un'amministrazione forte e coesa come quella che avevano presentato agli elettori. Migliaia di persone, aggiungono, hanno riposto la loro fiducia nel nostro progetto, ma purtroppo non abbastanza da permetterci di prendere il timone della città. E coloro che ci hanno sostenuto lo hanno fatto perché credono in noi, nelle nostre idee e nella nostra determinazione. Proseguono quindi sostenendo che proprio per rispetto verso quei cittadini, 5 Stelle e Civitavecchia Popolare non possono accettare che la città venga consegnata per altri 5 anni a chi ha dimostrato di non essere all'altezza, di mettere gli interessi personali al di sopra di quelli della collettività, di non avere remore a sfruttare le difficoltà delle famiglie e la precarietà dei lavoratori per ottenere qualche voto in più. Non possiamo lasciare la città, incalzano, nelle mani di personaggi come Grasso, che da sempre e ancor di più in campagna elettorale ha dimostrato di non riuscire a pensare al bene comune, anteponendovi sempre gli interessi di parte e perdendo pezzi in tempi record. E riteniamo quindi doveroso fare un ulteriore sforzo, mettendo da parte quello che divide per guardare a quello che accomuna. 5 Stelle e Civitavecchia Popolare annunciano dunque che in questa fase di ballottaggio lavoreranno per limare le divergenze che li dividono dal centro-sinistra, per creare un fronte comune contro la destra che rischia di fare danni irreversibili al territorio. Annunciano quindi di rendersi disponibili con la coalizione compatta ad un apparentamento formale basato su punti che possano dare una prospettiva a Civitavecchia per risolvere le urgenti criticità che la città sta vivendo e per mettere in campo una formazione in grado di raccogliere i consensi necessari per vincere il ballottaggio. Non potremo, concludono, protestare o manifestare contro le ingiustizie in futuro, sapendo di aver avuto la possibilità di evitarle e di non averci almeno provato. Questo sarebbe veramente incoerente. Solo così possiamo fare la differenza e costruire un futuro migliore per Civitavecchia fin da subito. Tra 5 anni sarà troppo tardi. E a 3 giorni dal risultato elettorale arriva anche il commento di Vittorio Petrelli. A nome della lista Il Buon Governo dichiara di accettare il risultato poco favorevole e di nutrire il massimo rispetto per chi ha fatto una scelta diversa, ma non per chi ha agito intorpidendo le acque della correttezza con voti di scambio e personalissimi scambi di favore. Non preannunciando al momento alcun apparentamento, Petrelli si rivolge direttamente ai 2 protagonisti del ballottaggio, chiedendo un atto di buona volontà e annunciando in anticipo che porteranno il numero degli amministratori di CSP da 3 a 1, con un manager di comprovata esperienza. Un ringraziamento caloroso ai nostri elettori con il consenso che ci hanno dato e che ha consentito, assieme al risultato conseguito da AVS e da Unione Civica, che fanno parte della coalizione che sostiene Marco Piandibene, di conseguire l'importante risultato di concorrere al prossimo ballottaggio per l'elezione del futuro sindaco e della futura amministrazione di Civitavecchia. Ad affermarlo è il segretario del PD locale, Piero Alessi, che parla di quanto avverrà al ballottaggio che, secondo il suo pensiero, dovrà vedere senza equivoci il confronto tra 2 visioni della città e tra 2 riferimenti politici e ideali che saranno in franca e aperta opposizione l'uno all'altro. Niente di nuovo sotto il sole dei traffici portuali. A Soporti, l'associazione che raccoglie le autorità portuali italiane, ha pubblicato la classifica dei porti italiani in rapporto ai traffici. Come ormai avviene da molti anni a questa parte, Civitavecchia ne esce malissimo,
riuscendo ad avere numeri positivi soltanto nel comparto dei passeggeri e dei croceristi. Male, molto male e verrebbe da dire malissimo nel settore delle merci, bene tanto da arrivare sul podio a livello nazionale in quello dei passeggeri, che comprende i croceristi e le persone che raggiungono le isole, la Spagna e il Nord Africa. Insomma, Civitavecchia è un porto dai due volti. Un'ulteriore conferma al riguardo è arrivata con l'attesa pubblicazione da parte di Assoporti, l'associazione che raccoglie le autorità portuali italiane, di Port Infographics, ovvero dei dati complessivi dei traffici 2023 degli scali marittimi della penisola. Tre i settori presi in considerazione: quello delle merci, che comprende tra l'altro le rinfuse liquide, quelle solide, i contenitori e il traffico RoRo; quello specifico che riguarda i TEU, unità di misura dei container, e infine quello passeggeri. Ebbene, Civitavecchia si trova purtroppo agli ultimi posti nell'ambito dei traffici mercantili tradizionali. Per quanto riguarda le merci, con poco più di 9 milioni di tonnellate, si trova al 16° posto in ambito nazionale, preceduto da tantissime realtà geograficamente meno importanti perché non legate in alcun modo a Roma, ovvero al più importante mercato italiano, come ad esempio Salerno, Milazzo e Ancona. Nel settore delle merci, lo scorso anno Civitavecchia ha fatto registrare una perdita di tonnellaggio superiore al 10%. A calare sono state soprattutto le rinfuse solide e in particolare il carbone, ma anche la merce in container e RoRo. Nel settore specifico dei contenitori, il porto civitavecchiese continua poi a svolgere un ruolo assolutamente marginale, occupando il 14° posto della graduatoria nazionale, preceduto da realtà di minore prestigio come Marina di Carrara e Cagliari. Va decisamente meglio nel contesto dei passeggeri, grazie soprattutto al crocierismo. In questo particolare ambito, Civitavecchia, con i suoi 4 milioni di passeggeri complessivi, occupa la terza posizione nazionale, preceduta soltanto da Messina, Villa San Giovanni e da Napoli. Insomma, niente di nuovo sotto il sole e l'ennesima conferma di quanto andiamo scrivendo da anni, dando inevitabilmente fastidio a quanti cercano di fornire un'immagine diversa da quella snocciolata inequivocabilmente dai numeri. Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di via Giordano Bruno è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi. Tra le opere è prevista l'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia, oltre all'ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e in inverno. Sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, e consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. Il Bar Aurelia ha chiuso i battenti. Per oltre mezzo secolo ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia e migliaia di persone, civitavecchiesi e non, ma adesso non esiste più, con i proprietari che hanno deciso di abbassare definitivamente le saracinesche. E proprio a due passi dal Bar Aurelia, incredibilmente, sempre lunedì scorso, ha chiuso anche un'altra storica attività commerciale cittadina, l'edicola di Viale Baccelli, il servizio. Un'immagine irreale che mentalmente si viene portati a cancellare o a far finta di non vedere. Chiunque appartenga alle ultime due o tre generazioni di civitavecchiesi che in questi ultimi giorni si è trovata a transitare per Viale Baccelli all'altezza dell'incrocio con Via Montanucci o di quello con Via Novazzi ha sicuramente avuto la vista disturbata da un'immagine insolita, quella del Bar Aurelia chiuso. Già, il Bar Aurelia ha chiuso i battenti. Quello che per oltre mezzo secolo ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia e migliaia di persone, civitavecchiesi e non, il punto di sosta dove prendere un caffè, un pacchetto di sigarette, nel corso degli anni un dolce, un pasticcino o magari una pizza, non esiste più.
I proprietari hanno deciso di abbassare definitivamente le saracinesche dopo aver, a quanto sembra, tentato inutilmente di passare la mano. Nessuno avrebbe avuto interesse a rilevare l'attività, un'attività che ancora oggi rappresenta un punto di incontro straordinario, non fosse altro perché si affaccia proprio davanti alle fermate dei bus della linea urbana e soprattutto del Cotral, quindi raggiunto quotidianamente da migliaia di pendolari tra studenti e lavoratori provenienti dai centri del comprensorio. Il Bar Aurelia da lunedì non esiste più, allo stesso modo di tante altre storiche attività civitavecchiesi, come ad esempio il Ristorante Ideale, che nel corso degli ultimi anni si sono viste costrette a chiudere i battenti. Una conferma esplicita che, nonostante le roboanti dichiarazioni degli imbonitori, Civitavecchia sta vivendo un momento di grande crisi, come peraltro chiaramente testimoniato dal recente studio di Confcommercio Roma. E proprio a due passi dal Bar Aurelia, incredibilmente sempre lunedì scorso, ha abbassato definitivamente la saracinesca, un'altra storica attività commerciale cittadina, l'edicola nella quale, anche in quel caso, intere generazioni di civitavecchiesi hanno avuto modo di acquistare un quotidiano, un settimanale o magari un pacchetto di figurine. La chiusura dell'edicola di Viale Baccelli può fare meno notizia perché è l'ultima di una lunga serie, diretta conseguenza del fatto che ormai quasi nessuno compra più i giornali, ma fa ugualmente male, molto male. Ovviamente fa male a quanti tengono veramente alla città, non certo agli imbonitori. Si chiama Diario Azzurro ed è un nuovo straordinario servizio che TRC Telecivitavecchia offre ai suoi telespettatori. Da oggi, nell'edizione serale del telegiornale e per tutto il periodo dei campionati europei di calcio, avremo un collegamento curato dal giornalista Massimo Ciccognani, che si trova in Germania per seguire l'avventura degli azzurri di Luciano Spalletti. L'appuntamento è dunque a partire da stasera, orientativamente attorno alle 20:30 e ovviamente sul canale 99 di TRC Telecivitavecchia. Grande soddisfazione per due giocatori del CRC. Maicon Auriemma e Alberto Nicita hanno vinto il trofeo Orsi a Madrid, manifestazione alla quale hanno partecipato con la selezione dei Lupi. Lo storico club Inviti, che tra gli anni 70 e gli anni 90 ha messo in mostra il rugby del centro-sud, è rinato su iniziativa voluta dal Lazio, che è rappresentato da tutte le società di Serie A Elite e Serie A. Civitavecchia, Fiamme Oro, Primavera, Rugby Roma, Lazio, Capitolina e Villa Vanfili. Anche quest'anno sarà il Parco Martiri delle Foibe all'Uliveto ad ospitare The Best of the Best, l'ormai tradizionale appuntamento organizzato dall'ICTA Gym. Ed anche quest'anno la manifestazione, che vedrà tanti incontri di grande spessore internazionale, si dividerà in due giorni, tra domani e sabato. Evento principale sarà la prima difesa mondiale di Alessio Crescentini. Ascoltiamo le interviste che potete seguire in forma completa sul canale YouTube di TRC Giornale. Maestro, questo sarà il fine settimana di The Best of the Best, manifestazione ormai diventata ricorrente, tradizionale, organizzata dall'ICTA Gym. Come ogni anno è l'evento più atteso, ci saranno incontri di sport da combattimento nelle regole della kickboxing, full contact, K1 ed MMA. Sarà suddivisa in due giornate, venerdì 14 con inizio ore 20 per quanto riguarda gli incontri, e per quanto riguarda invece il sabato saranno due appuntamenti, sia il pomeriggio che la sera. Il pomeriggio inizio incontri ore 18:30 e la sera alle 21. E ci saranno circa 160 atleti che vengono un po' da tutto il mondo, dall'Italia, da tutte le regioni, e per quanto riguarda invece le nazioni presenti saranno l'Olanda, il Brasile, la Romania, il Marocco e l'Inghilterra. Quindi ci saranno molti atleti che verranno per conquistare le proprie cinture. Ci sono tanti atleti del litorale, tra i KTA Gym e Tolfa, con a capo Giordano Lughetti, e per Santa Marinella abbiamo due atleti e per Civitavecchia abbiamo circa 15 atleti. I match più attesi sono di Enzo Di Pietro, che combatterà per il titolo del Mediterraneo della free boxing, Roberto Pedretti per il titolo intercontinentale, Fabio Gaggioli. Altri match, diciamo, importanti per delle cinture internazionali, e il main event sarà il nostro campione imbattuto dell'IKTA, che è al suo attivo più di 100 match è ancora imbattuto, e Alessio Crescentini, che farà la sua prima difesa sul titolo del
dopo i KO contro un avversario molto molto temuto. Scrive su Facebook che il match per lui sarà una passeggiata. È un olandese quotato, e infatti gli olandesi sono una delle scuole più prestigiose al mondo, ma Alessio è pronto e quindi credo che la cintura rimarrà a casa. Un atleta sicuramente temibile, un atleta che diciamo sui social quantomeno tende ad alzare la voce, però noi lavoriamo per noi, quindi vedremo se riuscirà a tenere alta la voce anche quando ci sarà da incrociare i guanti. Quindi bisogna cercare di tenere d'occhio a questo tipo di situazioni. Oltre l'aspetto prettamente tecnico, c'è anche quello emozionale, anche se poi sappiamo che il pubblico verrà a sostenerti, come è successo anche l'anno scorso, e che si era riempita quella curva dell'Oliveto per dare il massimo apporto a Alessio Crescentini. Il supporto dei tifosi è importante, perché quando è il momento della stanchezza, quando inizia quel round un po' più complicato, quando è quella fase del round un po' più complicato, e sentire urlare il proprio nome, sentire incitare il proprio nome, ti dà quell'energia in più che ti consente di tirare quella sequenza in più, quel pugno in più, quel calcio in più che può essere determinante. Sarà un match subito spettacolare dai primi istanti oppure sarà d'attesa secondo te? Io credo che sarà un match d'impatto, cioè nel senso probabilmente il mio avversario tenderà subito a spingere, però noi siamo pronti, noi ci siamo allenati, indipendentemente se sarà un attendista, se sarà un atleta aggressivo, noi siamo in grado, siamo pronti per affrontarlo. Con il campionato regionale assoluto la Tirreno Atletica è tornata a Rieti, dove ha conquistato altre grandi soddisfazioni. Miriam Tofi è campionessa regionale sui 5.000 metri corsi in 18:38:40 e la staffetta 4x400 è bronzo in 3:23:03 con le frazioni corse da Alessio Feoli, Alessio Mangano, Federico Ubaldi, Riccardo Vanzetti e la 4x100 Cecchetti, Calbi, Masoni, Feoli. Con un 42:96 riscrive il record cittadino e societario. Oltre a questi risultati di rilievo si registra il minimo per i campionati italiani per la junior Matilde Patanè sui 3.000 metri siepi, l'allieva Asia Bernardini sugli 800 metri e la 4x400 allievi con Cecchetti, Augelli, Muneroni, Brizzi.